Il 2019 sarà per Genova l'anno del boom, anche immobiliare. Io ci credo. Guarda questo video che c'è tanta roba e ti spiego il perché. Tanti progetti stanno prendendo forma, non soltanto la ricostruzione del Ponte Morandi, ma la gronda autostradale e il terzo valico ferroviario avvicineranno Genova al nord Italia e a tutta l'Europa. Ci sono ben 14 miliardi di euro che sono già nel cassetto pronti per essere spesi. Migliaia di posti di lavoro verranno creati nei prossimi mesi, non soltanto per i cantieri di costruzione, ma anche per tutte le realtà produttive che si stanzieranno sul territorio. Anche il mercato immobiliare genovese, ed in maniera particolare quelli del ponente cittadino, ne trarrà un enorme beneficio. Il polo tecnologico degli Erzelli avrà finalmente luce. L'ampliamento dell'IT, l'apertura finalmente della nuova facoltà di ingegneria e un nuovo ospedale all'avanguardia. Centinaia e migliaia di posti di lavoro di persone che cominceranno a frequentare quella che è stata per tanti anni per noi la collina del disonore. Pensa che indotto immobiliare si scatenerà in quella zona. Genova, dopo anni di disoccupazione galoppante, avrà una sterzata molto positiva. Genova è una città conveniente, qui la forza lavoro rispetto a Milano costa molto di meno. I terreni e gli immobili qui rispetto a Milano costano circa un quarto. E i milanesi non sono abbellinati, stanno puntando la loro attenzione sulla nostra città. Come si dice, cerchiamo di non farci mangiare il pane nella cantia. Ascoltate Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, cosa dice anche in ambito immobiliare. Diciamo che a volte si informa molta gente più da fuori Genova che da Genova su cosa può accadere nella città nei prossimi anni, perché chi è un po' attento alle cose capisce che in questo territorio verranno investiti tanti soldi. Finalmente Genova riceve finanziamenti per... Nel suo complesso sono addirittura 14 miliardi di euro. Chi vede lungo capisce che Genova avrà sicuramente un aspetto diverso da prima. La zona principalmente interessata a questi sviluppi sta tra Cornigliano, Sestri, Borzoli e tutta la Val Polcevera. In questa zona oggi si possono comprare appartamenti tra i 500 e gli 800 euro a metro quadrato. È questo il momento di investire qui, prima che sia troppo tardi. Lì puoi acquistare tranquillamente appartamenti a 40.000 euro che puoi affittare a 4.000 euro all'anno, con una resa al netto delle tasse di circa il 7-8%. E secondo me quegli immobili nel giro di 3 anni avranno un aumento di valore di circa il 20%. Segnatelo nel calendario fra 3 anni, poi vediamo se mi sono sbagliato. Sono Fabio Burlando, un property finder a Genova. Aiuto le persone ad acquistare immobili senza rischi. Qui sotto, oltre ai miei contatti, trovi un bel numero di link interessanti che parlano di tutti gli sviluppi che Genova nei prossimi mesi avrà.